Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ovviamente parliamo dei miei prodotti preferiti di questo periodo. Ce ne sono un bel po', quindi prendete una bella tazza di tè caldo, una bella coperta perché inizia a fare freddo, almeno qui al nord fa freddo, e mettetevi comodi perché dobbiamo chiacchierare di un sacco di cose. Ovviamente, come al solito, voi mi fate sapere quali sono i vostri preferiti del periodo qui sotto nei commenti, così io vi do inspo, voi mi date inspo e facciamo danni insieme come al solito. Prima di tutto, posso mettere la casa nuova al primo dei preferiti del mese, del periodo? All'inizio di ottobre ho traslocato, mi sono trasferita con Fede in una casa nuova, in un appartamento nuovo e sono follemente innamorata. Sono ancora in quella fase di vacanza, tipo. È strano, però è bello, è rilassante, anche se sono diventata un po' maniaca dell'ordine ultimamente, però in senso positivo. Non lo so, a casa mia non voglio che ci sia niente in giro, voglio che sia tutto perfetto, sempre pulito, sempre in ordine. Però è bellissimo. Non vedo l'ora ovviamente di farvi vedere l'home tour, ma questo succederà quando la casa sarà completa, quindi quando ci saranno gli ultimi lampadari, le ultime cose. Direi di cominciare, abbiamo un sacco di prodotti random. Cominciamo con il make-up. Prima di tutto, ne avrò parlato centinaia di migliaia di volte, ma mai come questo periodo li ho sfruttati al massimo e mai come in questo periodo ho ricevuto tanti complimenti ogni volta che li ho utilizzati. Parlo degli ombretti liquidi di Stila. Allora, questi sono ombretti liquidi glitterati, assolutamente stupendi, solo questi fanno l'intero look. Li ho usati sia al press day di Sephora, questo qui nella colorazione Bronze Belle, sia al matrimonio di mia cugina un mese fa, prima che ci fossero tutti i nuovi decreti in atto. Comunque ho utilizzato anche questo qui, veramente facilissimo da usare, prendete un colore qualsiasi, marroncino, nude, lo mettete nella piega, lo sfumate, mettete questo su tutta la palpebra mobile, il look è completo. E poi in uno dei miei video più recenti, quello del tour della Beauty Room, avevo questo qui su tutta la palpebra che è nella colorazione Bronze Girl. Raga, questi sono stupendi se avete un evento qualsiasi, che sia un matrimonio, che sia, magari non in questo periodo ovviamente, però se avete un evento qualsiasi a cui partecipare o comunque se vi piace magari quell'ombretto un po' glitterato ma che non sia troppo, anche per un sabato sera, non in questo periodo di nuovo, ma comunque in casi normali, diciamo, con questi ombretti fate un intero look, sono stupendi, bellissimi. Questo qui è Bronze Girl, ha dei riflessini verdi all'interno, però vedete che è glitterato ma non troppo, cioè è perfetto per qualsiasi occasione secondo me. E questo qui invece è Bronze Belle, ma vedete quanto luminoso, primo, secondo, veramente con questo fate un intero look in 3-2-1. Poi numero 2 abbiamo questo rossetto liquido di ColourPop, che è il Luxe Velvet nella colorazione Room Service, che è quello che indosso in questo momento. La formula di questi è straordinaria, veramente fuori dal comune, diversa dal solito secondo me. Li ho presi ad agosto con un ordine che ho fatto sul sito ufficiale di ColourPop. Rischiate di dover pagare le tasse e la dogana. Io non ho pagato nulla, ma va molto a fortuna purtroppo, quindi dipende un po' come vi va. A parte la colorazione che mi piace tantissimo, ma la formula è proprio strana perché è super sottile. Non è polveroso, però non è neanche liquidissimo, ma è no transfer. Super leggero sulle labbra. Colore e pigmentazione top, 100%, però veramente confortevole, quindi se vi capita di fare un ordine sul sito di ColourPop, questi qui li dovete assolutamente provare. Ci sono un milione di colorazioni, io devo assolutamente guardare e prenderne altri, anche se non dovrei perché sto spendendo tutti i miei veri immobili, però davvero vale assolutamente la pena di provarli. Se ci stavate facendo un pensierino, provateli. Parliamo di prodotti per sopracciglia. Rimmel Brow Pro Micro nella colorazione Dark Brown, non l'ho indossata oggi, ho fatto il video con i prodotti di Selena Gomez, se volete è l'ultimo video che è uscito. Questa qui è la mina, questa è perfetta per andare a disegnare i peletti uno per uno, lasciando quell'effetto ultra naturale, riempiendo comunque dove avete bisogno e sistemando la forma dove ne avete bisogno. Quindi secondo me prodotto assolutamente top, da provare 100%. L'ho usato
una decina di volte, non si è ancora scaricato. Mi raccomando, non usatele troppo. All'inizio, quando disegnate il peletto, non si vede tanto, ma appena si asciuga diventa più evidente, quindi non andate a riempire tanto, fate qualche pelettino, lasciate asciugare tanto pochi secondi e poi in caso andate ad aggiungere altro, però non dovrebbe essere necessario. Se vi piacciono i prodotti per le sopracciglia in penna, dovete assolutamente dargli una chance. Poi abbiamo una palettina di NARS che è la Overlast Cheek Palette, che mi sta piacendo veramente troppo. È una palette con all'interno 3 blush e 3 illuminanti, vedete questo blush. Questo parla alla mia anima ad un altro livello. Sono tutti e 3 stupendi, anche gli illuminanti sono ottimi, ultra cremosi, belli, effetto abbastanza naturale, quindi non super luminosi, accecanti. I blush sono stupendi, secondo me è molto valida. Ovviamente il prezzo è alto, quindi dovete cercare questo tipo di palette e sapere che la userete. Quindi i blush secondo me hanno 3 colorazioni, tutte e 3 stupende. L'unico illuminante che non userei è questo qui, un po' rosato, ma perché sul mio incarnato non mi piace. Sono pigmentati, ma non effetto clown, sono completamente opachi, i toni sono magici. Bene, adesso inizia la parte completamente random. Prima di tutto, il siero ciglia di Airburst. Ragazzi miei, ragazze mie, ve ne ho già parlato in un altro video, forse sempre dei preferiti. Io vi assicuro che amo alla follia questo siero ciglia. Mi fa crescere le ciglia in un modo assurdo. Questo è completamente finito, sto aspettando che mi arrivi quello nuovo. Mi fa delle ciglia assurde, me le fa crescere tanto. Non ho mai avuto delle ciglia così belle in tutta la mia vita, ve lo giuro. Adesso calcolate che, appunto, avendolo finito, lo sto proprio scavando, quindi un pochettino l'effetto si perde. Ovviamente le ciglia naturalmente cadono, quindi piano piano l'effetto si perde. Ma se riuscite a mantenerlo, quindi a fare in modo, non come me, di finirlo e poi prenderne un altro e aspettare di riceverlo, se fate un uso continuo, secondo me vi fa delle ciglia belle da morire. E a proposito di questo, Hairburst mi ha contattata e mi ha fatto sapere che stanno facendo dei saldi pre-Black Friday. Quindi, attenzione, sul sito trovate la promo 2x1. Cosa significa? Che per ogni prodotto che acquistate, tranne il bundle completo, quello purtroppo non fa parte della promozione, ma per ogni prodotto che acquistate ne ricevete uno gratis. Quindi, se acquistate il siero ciglia, ne ricevete uno gratis. E attenzione, con il codice GiuliaM20, che non è affiliato, avete anche il 20% di sconto sul totale del carrello. Io ve lo sto dicendo, dovete assolutamente fare scorta del siero ciglia, ve lo dico. Nel caso vi interessassero anche shampoo e balsamo, per me sono molto 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 buoni. Io ce li ho questi da inizio agosto più o meno, perché mi ricordo che questi qui li ho portati al mare con me e sono partite il 16 di agosto. Non sono ancora finiti, c'è ancora dentro un sacco di prodotto. Mi fanno i capelli morbidi, mi tolgono il crespo. Quelli sono molto buoni, vi dico, per chi vuole provarli valgono la pena, valgono i soldi. Per chi cerca il prodotto della vita per le ciglia sfigate come le mie, dovete assolutamente fare scorta di questo qui. Ve l'ho consigliato a settembre, ve lo consiglio anche adesso, non cambia assolutamente nulla. Vi dico, con la promo io ne approfitterei ancora di più. Andiamo avanti, adesso parliamo di skincare. Ho ricevuto un paio di prodotti all'inizio di ottobre più o meno e li sto assolutamente adorando. Abbiamo qui la IT Cosmetics Confidence in Your Beauty Sleep, che è una crema notte. La consistenza è veramente molto strana. Ha quella classica consistenza budino, cioè vedete che comunque, caspita, la sto usando e la sto proprio amando. Idrata tanto la pelle, sento la pelle stramorbida subito già da quando la metto. La rimpolpa e poi ho notato che comunque il mio tono di pelle sta diventando sempre più uniforme. Piano piano, nel tempo, proprio poco a poco, inizio a vedere questi miglioramenti. So che comunque col fondotinta non riuscite a vederlo molto bene, però quando faccio i video penso che si noti comunque rispetto a prima quanto la mia pelle stia migliorando e cambio veramente pochi prodotti alla volta, quindi sto usando la crema di IT Cosmetics, ho cambiato la crema da giorno, però finita qui, quindi una di queste due sta facendo il miracolo. Sto sentendo la pelle super idratata e non mi fa irritazione, il che è meraviglioso, incredibile. La crema giorno, che è quella gialla, non mi è piaciuta,
perché è troppo unta per me, molto ricca, però mi lascia proprio la pelle lucida durante il giorno, quindi non mi piace tanto, ma questa è pazzesca. Come vi dicevo, questo più recentemente ho iniziato a cambiare anche la crema da giorno. Ho fatto i cambiamenti in modo molto graduale, quindi ho iniziato prima a usare quella di IT Cosmetics per vedere, siccome ho la pelle super sensibile, per vedere che non mi facesse irritazioni. Poi ho cambiato anche la crema giorno e ho iniziato a testare questa qui di Elemis, che è la Pro Collagen Marine Cream con SPF di 30, che è questa qui, quindi crema con all'interno anche protezione solare. È fatta così. Non è in gel questa qui, è abbastanza ricca come crema, però non mi lascia la pelle unta, non mi lascia gli segni bianchi dell'SPF, non mi ha fatto nessun tipo di irritazione, non mi lucida particolarmente la pelle, quindi è ricca ma in modo positivo, idrata, si assorbe molto bene senza rimanere unta sopra. E di nuovo anche questa qui, nessuna irritazione, niente di niente. In questo momento, ragazzi, sta avvenendo un miracolo perché ho due brufoli. Questo è proprio maledetto, fa un male che non vi dico nemmeno, però solo due brufoli e questo non capitava da secoli. Ultimo prodotto di skincare, il Well Lip Plumper di WeMakeup. Io ho partecipato alla campagna su Instagram di questo prodotto, quindi ho avuto modo di testarlo prima degli altri. Io sinceramente non lo utilizzerei come un lip plumper, io lo uso come trattamento idratante, perché la cosa particolare di questo qui è che è proprio un trattamento di 28 giorni da applicare mattina e sera e fa in modo di cambiare l'idratazione delle labbra. E io vi dico, ho sentito proprio la differenza sulle mie labbra che sono sempre così secche, sempre così disidratate. Odio le mie labbra, sono sempre così, lo sono sempre state, ma è una cosa di famiglia perché anche mia mamma e mio fratello le hanno così, quindi è proprio una cosa genetica. Con questo veramente vedo la differenza, non solo quando lo applico, anche quando si è assorbito. Mi restano comunque le labbra morbide più piene, più belle. Mi è piaciuto veramente un sacco, quindi di nuovo, se stavate pensando di provarlo, ve lo consiglio. Se avete bisogno di un lip, io lo uso più come un lip balm, che vada a idratare bene, bene, bene le labbra, questo è il vostro amico. Super random, ma questo vi cambierà completamente la vita, io vi avviso. Elastici per capelli, questi si chiamano scrunchies, non per legarsi i capelli, ma da usare sui polsi. Quante volte nella vostra vita, quando lavate il viso la mattina e la sera, vi trovate l'acqua che scende fino ai gomiti e vi cade sui piedi e vi bagna i piedi e vi fa venire un nervoso allucinante? Bene, questa è la soluzione per risolvere questo problema. Le avevo presi dal sito di Shein. Qualsiasi elastico fatto in questo modo fa la stessa identica cosa. Le avevo presi proprio perché avevo visto I Love Sarah, che è una youtuber americana, fare questa cosa nel video della sua skincare routine. E ho pensato, beh, potrei anche provarci, male che vada, li uso come elastici da usare in casa, no? Funzionano al 100%, voi li mettete sul polso, sui polsi, uno da una parte e uno dall'altra, e quando l'acqua scende, sei ferma qui e viene assorbita dall'elastico, poi lo mettete ad asciugare, lo lasciate fuori tutta la notte, insomma si asciuga da solo, però risolvete questo problema e veramente volevo solo farvi sapere che funziona, dovete provarlo, vi ho appena cambiato l'esistenza intera. Fidatevi di me, provate questa cosa se anche voi odiate avere i gomiti bagnati. Ultimissimo prodotto preferito, anche se sono nuove, ma a livello di rappresentazione comunque. Le candele di Bath & Body Works. Fate conto che ne avevo presa una apposta per la casa nuova, l'ho accesa perché mi è venuta la fissa per le candele, lo so, dopo ne parliamo. L'ho accesa dalle 7:30, 8 di mattina fino alle 23 di sera, tutti i santi giorni, non questa. È durata 2 settimane intere. Quindi figuratevi ovviamente se la usate, non lo so, quando avete solo gente a casa, non in questo periodo, però se la usate soltanto magari la sera o solo quando cucinate per togliere gli odori, comunque durano una vita intera. Queste candele sono costose, ok? Costano sulle 20 euro, quando non sono scontate costano 24,90 euro. Non prendetele mai a prezzo pieno, non fate questo errore, fanno sempre o lo sconto, quindi le pagate a 18, oppure qualche volta fanno il 3x2, dipende quanto siete fortunati, io speravo veramente di beccare il 3x2 quando sono andata a comprarle, però non c'erano gli sconti normali, quindi vabbè.
col 3x2, sincera, avrei fatto una strage. Ho preso tre candele, l'altra è di là, però per il momento ho acceso soltanto queste due qui. Una è Fresh Fall Morning. A me piacciono quelle un po' fresche, un po' con del mentolo, non mi piacciono assolutamente quelle dolci. Io ho quella candela alla vaniglia proprio. Non potrei mai, io quella alla cannella. No, no, non fanno per me, però queste fresche qui, mamma mia, sono una cosa assurda. E poi ho preso anche Flannel. Che è troppo buona. A parte i pack autunnali, cioè vibes infinite, è troppo buona. Questa sa di un caldo abbraccio. Letteralmente, cioè sembra che qualcuno vi abbracci con il suo maglione autunnale pesante. Non c'è bisogno di tenerle accese così tanto tempo. È perché adesso io ho questa fissa per la casa, per cui voglio avere la candela accesa, perché mi fa sentire più a casa ancora. O comunque perché mi piace sentire il profumo quando entro in casa, o anche quando Fede torna a casa mi piace che senta il profumo. Non lo so, è una cosa, una fissa mia del momento che probabilmente mi passerà mano a mano che vivrò qui, quindi a un certo punto mi stuferò di accendere candele costantemente, però le amo e sono assolutamente le migliori. Le vendono o ad Arese nel negozio di Bath & Body, credo che ci sia un negozio a Roma di Bath & Body, se non mi sbaglio, ma controllate su Google. Alcune persone mi hanno scritto che ce ne sono alcune su Notino. E ce ne sono anche alcune sul sito che trovate nella bio della pagina Instagram di Bath & Body Italia. Quindi anche lì qualche, non modello, qualche profumazione la trovate. Per me, io vi dico, valgono ogni singolo centesimo, sono pazzesche. Ho provato anche ad accendere una candela di Yankee Candle questa settimana e non profuma neanche lontanamente come queste qui. Queste sono proprio, hanno un profumo pieno che riempie la casa, sono a parte buone, che vabbè ci sono tante candele buone, ma si sentono, a me piace che si senta e che non sia soltanto di bellezza, capite? Voglio che si senta il profumo bene. Tutto ciò a 20 minuti per dirvi che amo le candele di Bath & Body e che rientrano tra i miei preferiti. Come vi dicevo all'inizio, fatemi sapere quali sono i vostri preferiti del periodo, fatemi sapere se avete provato alcuni di questi prodotti e come vi siete trovati. E niente, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se vi va. E grazie mille per la compagnia, spero di vedervi nel prossimo video. Ciao!